Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata nella quale vogliamo presentare questa opera importante del professor Garibaldi sulla collezione numismatica di Girolamo Mancini. È una serata per l'Accademia molto importante perché Girolamo Mancini, tutti lo conoscono, è stato bibliotecario, direttore del museo e lucumone dell'Accademia Etrusca. Quindi nell'Accademia ha svolto un'enorme mole di lavoro, ha salvato quantità indicibili di cose, ha utilizzato, lui riceveva chiamiamolo stipendio, insomma un contributo da parte del Comune per la direzione della biblioteca, lui questo stipendio che riceveva dal Comune, lui lo impegnava sempre e in ogni caso per acquistare nuove opere. Oltretutto una delle opere che lui ha salvato è il nostro Glaudario che tutti conosciamo e sul quale dopo dirò alcune cose. Però prima di cominciare mi fa piacere che questa sera c'è qui con noi l'assessore vice sindaco del Comune di Cortona, maestro Attesti, presidente e direttore generale della Banca Popolare di Cortona, che insieme all'Accademia, naturalmente con altri contributi, ha contribuito alla pubblicazione di questo catalogo, presidente del Comitato Tecnico del Museo, professor Caldarone, e l'amico e collega Simone Allegria, che è diciamo responsabile dell'archivio della biblioteca della nostra diocesi, del nostro seminario di Cortona. Quindi a loro e a tutti gli ospiti do il benvenuto, in particolare poi do il benvenuto ai relatori di questa sera, il padre Ubaldo Cortoni dell'Eremo di Camaldoli, professor Andrea Garibaldi della Università di Trieste, e che è appunto l'autore di questo libro, dottoressa Monia Bigucci, che ha scritto anche lei belle pagine sul volume di cui stiamo parlando. Quindi io chiedo fin da subito all'assessore Attesti di dare il suo saluto. Credo che la numismatica sia una delle passioni che un po' da ragazzini abbiano pervaso un po' tutti noi, no? E è fondamentale anche perché ci permette di studiare i flussi veramente delle persone, gli usi, i costumi della società. Rimasi sempre impressionato nell'apprendere da bambino che i Romani erano arrivati molto più lontano di quanto si pensasse proprio grazie al ritrovamento di alcune monete. Ecco, questo ci fa comprendere quanto sia importante proprio come ulteriore documentazione, un ulteriore documento proprio per studiare la storia antica, l'archeologia, ma soprattutto ci parlano di un mondo lontano che alla fine è arrivato fino ad oggi. Qui abbiamo un rappresentante della Banca Popolare di Cortona, senza denaro insomma forse la civiltà non si sarebbe sviluppata e non avremmo avuto la possibilità avere diciamo così il benessere e soprattutto affrancarci dal mero scambio. Quindi le monete sono parte fondamentale della nostra vita, che ci piaccia o meno, ma soprattutto della nostra storia. Girolamo Mancini ancora una volta ci stupisce per tutta l'amore immensa di lavoro che svolse durante la sua vita. Se pensiamo che alla fine cominciò come un amatore della materia, ma che riuscì a raggiungere veramente dei risultati importantissimi proprio negli anni in cui la ricerca storica e l'archeologia stessa facevano i primi passi. Quindi una personalità che Cortona certamente vuole ricordare e è degna di essere ricordata nel mondo accademico e nel mondo della cultura. Ringrazio ancora l'Accademia Etrusca, Sergio Angoli questa sera purtroppo non è con noi e spero che si metta presto, insomma, Paolo Bruschetti, ovviamente Nicola Caldarone che questa mattina ha preso anche un bellissimo premio da parte del Lions, è stato un premio veramente molto bello anche come nasce e come è stato celebrato quest'oggi.
Vi porto ancora i saluti dell'amministrazione e grazie per essere con noi. C'è poche parole perché voglio lasciare spazio ai relatori che sicuramente sapranno essere molto più interessanti di me. Volevo solo dire una cosa proprio di Girolamo Mancini, che è un esempio da seguire sicuramente. Lui era l'esponente di una famiglia molto facoltosa, per cui avrebbe potuto serenamente, tranquillamente fare una vita, forse tranquilla, fra parentesi, fra virgolette dico questa parola, mentre si sa che lui si è impegnato in tantissimi campi e quindi ha messo a frutto tutto quello che aveva, non solo la parte economica che lui sicuramente aveva, ma soprattutto la parte intellettuale. E questa è la cosa sicuramente più importante da persone di questo genere. È stato il fondatore della Banca Popolare di Cortona nel 1881, seguendo l'esempio del suo grande amico che era Luigi Luzzatti, che era un economista che di fatto inventò insomma, il sistema cooperativo, nel senso che c'erano già le società operaie che già avevano qualcosa in se stesse, e venne fuori queste società particolari come le banche popolari. La nostra attualmente è la più antica fra quelle che esistono in Italia, non è stata la prima, però è rimasta l'ultima perché le altre si sono sciolte, sono sparite, diciamo. Il sistema del voto capitario, che è il voto interessante, nelle società in genere uno vota e il proprio voto ha un peso proporzionale alla quantità di capitale che ha messo. Invece nelle società cooperative come questa, siccome l'elemento più importante è proprio la cooperazione, e quindi l'elemento capitale è secondario, ogni persona, indipendentemente da quanto capitale ha messo, ha un voto. E questa è stata un'intuizione molto felice che ha portato molto avanti tante cose. Oggi c'è qualcuno che la mette in discussione perché la cooperazione come era all'inizio chiaramente si è trasformata e quindi bisogna capire le trasformazioni. Comunque, quello che volevo dire è che persone come queste vanno ricordate e possibilmente imitate, perché hanno dato tutto quello che potevano e hanno messo in quello che facevano molta passione, tant'è vero che ancora siamo qui dopo la Banca Popolare, dopo 141 anni, ma siamo qui a ricordare quello che hanno fatto e quindi questo è molto importante. Grazie. Intanto salutare a nome del Lucumone il professor Donati, che ha mandato una lettera che adesso vi leggo, e poi ricordare appunto che questa serata sarebbe stata presieduta con molto migliore autorevolezza rispetto a me dal professor Sergio Angori, che per motivi indipendenti dalla sua volontà non è potuto essere qui. E vi leggo il messaggio del professor Donati. Saluto con vivo piacere questo incontro fra Camaldoli e Cortona, occasionato dalla presentazione del volume di Andrea Gariboldi sulla raccolta numismatica di Girolamo Mancini, Lucumone dell'Accademia Etrusca di Cortona, che è conservata nella biblioteca dell'Erebo Camaldolese. Non è una mera espressione istituzionale la mia, ma un vero piacere che sento sia nella mia veste di Lucumone dell'Accademia Etrusca di Cortona, sia come frequentatore di Camaldoli. Una frequentazione iniziata nei miei anni giovanili, fra gli anni 50 e 60 del secolo scorso, con un'indimenticabile esperienza di una settimana nel Sacro Erebo, esperienza che ebbe il privilegio di vivere insieme a Don Luigi Rosadoni, una delle grandi figure spirituali di quell'irripetibile periodo che vide contemporaneamente a Firenze personaggi come Giorgio La Pira, padre Davide Maria Turoldo e Ernesto Balducci. Furono giorni che mi sono rimasti scolpiti nella memoria, perché potei partecipare dall'interno alla vita monastica ed ebbi l'occasione di conoscere padre Benedetto Calati, una grande personalità che avrà voce nell'imminente Concilio Vaticano II e diverrà poi priore generale della congregazione camaldolese, aprendolo al mondo intero. Venendo ai tempi attuali, ho continuato a frequentare il monastero con la parrocchia fiorentina della Madonna della Tosse, retta da Don Giacomo Stinghi,
una figura ben nota nell'associazionismo fiorentino per tutto quello che ha fatto e fa nei confronti di chi, caduto nella rete della droga, ne vuole uscire. In tali soggiorni camaldolesi ho apprezzato le corpose conferenze che ci tenevano alcuni monaci come Matteo Ferrari, Sandro Rotili e Ubaldo Cortoni. E a padre Cortoni, archivista e bibliotecario alle cui cure è affidata la collezione numismatica, va il mio più sincero saluto, insieme con l'augurio di buon lavoro a tutti i presenti e l'auspicio che venga mantenuto vivo questo speciale legame fra Cortona e Camaldoli. Luigi Donati. Vogliamo fare stasera appunto ricordare quel grande contributo che il Girolamo Mancini, questo illustre personaggio, ha dato alla nostra città. Come avevo accennato prima, fu collezionista, uomo di profonda cultura, bibliotecario, direttore del museo fino all'ucumone dell'Accademia Etrusca dal 1889 al 1924, anno della sua morte. Fu fondatore, come ha ricordato poco fa il presidente, della Banca Popolare di Cortona, che allora si chiamava Banca Mutua Popolare di Cortona, nel 1881. Fu uomo politico, ufficiale garibaldino, deputato al Parlamento nazionale. Con la presentazione di oggi è nostra intenzione ricordare anche la sua competenza e diligenza in un settore molto particolare della disciplina storica, che egli ha saputo interpretare in chiave assolutamente moderna. La raccolta, la classificazione e lo studio delle monete non è vista come fine a se stessa, ma come parte della ricostruzione della vicenda storica e sociale di un popolo, a partire dalle più antiche forme di civiltà fino all'età contemporanea. Dobbiamo pertanto essere grati a coloro che hanno acquisito quella straordinaria documentazione architettonica che è la villa di Lanari presso Firenze, i coniugi Bardi, che appunto l'avevano acquistata dagli eredi di Mancini. Alla loro memoria i figli hanno ceduto alla comunità di Camaldoli sia la raccolta bibliografica che la collezione numismatica, salvandoli così da una triste dispersione, sorte che purtroppo è toccata a tante documentazioni del nostro passato. Quando l'Accademia, già al tempo della segreteria di Edoardo Mirri e poi con il contributo appunto indispensabile di Sergio Angori e di Simone Allegria, ha avuto notizia di questo passaggio, ha subito inteso rendere noto questa raccolta e ha trovato in padre Ubaldo Cortoni un interlocutore interessato e prezioso. E ha subito chiesto alla Banca Popolare, da sempre legata all'Accademia in ogni occasione e in ogni circostanza delle nostre manifestazioni, Banca Popolare altra figlia appunto di Mancini, la disponibilità a contribuire all'edizione del catalogo delle monete, trovando in essa la più aperta collaborazione. Si arriva quindi oggi alla presentazione di questo catalogo e ritengo questa un'altra occasione per arricchire il nostro patrimonio di conoscenza e di cultura che noi vogliamo offrire alla nostra città. Chi vorrà potrà scaricare oggi molto più facilmente che in altri momenti della nostra storia più recente, i libri possono essere a disposizione di tutti. Chi vorrà troverà sulle seggiole l'indirizzo a cui scaricare questo volume gratuitamente. Alcune copie il professor Gariboldi ne ha portate in Accademia, quindi se qualcuno vorrà la copia cartacea potrà chiederla alla nostra segreteria, qualche copia ne avremo. E naturalmente però vorrei dire anche questo, chi vorrà potrà anche fare una bella passeggiata, una bella girata in un posto straordinariamente suggestivo che è il Sacro Eremo di Camaldoli. Lì troverà padre Ubaldo e i suoi collaboratori che credo saranno molto lieti di far vedere questa straordinaria raccolta numismatica e l'ancora più straordinaria raccolta bibliografica di Girolamo Mancini, che fanno parte di una biblioteca di grandissimo valore, di grandissima ricchezza, con dei manoscritti preziosissimi per la storia non solo di Camaldoli o della nostra Toscana, ma la storia del mondo direi,
perché ci sono tante cose che riguardano appunto questa, tutta una serie di vicende che si sono susseguite nelle nostre cose. E mi è gradito anche questa occasione per ricordare anche che fra le più importanti, opere salvate da Girolamo Mancini è il Laudario di Cortona. E il Laudario di Cortona, che è stato oggetto di tutta una serie di studi, di ricerche, di repliche da parte dell'Accademia e da parte di istituti universitari. Non ultimo, quello del professor Francesco Zimei, musicologo, che più volte è stato ospite della nostra Accademia e che nello scorso settembre ha tenuto una conferenza qui, proprio in questa sede, in occasione della mostra La Commedia di Dante, sulla conferenza dal titolo Dante e la cultura laudistica. E appunto abbiamo saputo dalla cortesia del nostro amico Simone Allegria che il professor Zimei ha ottenuto come istituto universitario un finanziamento di ben 2,5 milioni di euro per lo sviluppo e la gestione del progetto Laudare, che ha l'obiettivo, un finanziamento del Consiglio Europeo della Ricerca, principale organo di ricerca della Commissione Europea, un progetto che ha l'obiettivo di indagare le origini e lo sviluppo della lauda medievale, fra le quali anche il nostro laudario. Quindi ancora una volta Girolamo Mancini verrà ulteriormente ricordato in questa occasione, un'occasione così preziosa e così ricca di conoscenza e di sussidiarietà della nostra cosa. Vorrei anche presentare i relatori che questa sera ci accompagneranno nella visita a questa splendida serata. Padre Claudio Baldo Cortoni, monaco benedettino della comunità di Camaldoli e archivista e bibliotecario del Sacro Eremo, dove è custodita anche la biblioteca antica, la cui presenza risulta documentata dal 1253. Fra i tesori del patrimonio librario che essa conserva vi è anche il famoso Salterio di San Romualdo, di San Romualdo, risalente addirittura al IX secolo. Nel corso degli ultimi anni, la biblioteca della comunità monastica di Camaldoli si è arricchita delle opere facenti parte della raccolta di libri appartenuta a Girolamo Mancini, donata ai camaldolesi da Aloma Bardi, assieme al marito Gabriele Boccaccini, oltre che della raccolta numismatica dello stesso Mancini, donata dall'altra sorella Bardi, Antonella, assieme al marito Riccardo Morandi, in ricordo dei genitori Dino e Manola Bardi, che nel 71 avevano acquistato dagli eredi Mancini la villa di Lanari, nella quale era stato conservato e rinvenuto il suddetto materiale. Le sorelle Bardi volentieri avrebbero partecipato a questo incontro, ma non è stato loro possibile. Per il tramite di padre Cortoni, contiamo di averle ospiti a Cortona, scusate l'intreccio, nel corso dell'estate prossima. Padre Cortoni, accademico etrusco, ha acquisito il dottorato di ricerca in Sacra Teologia presso l'Istituto di Storia della Teologia dell'Ateneo Pontificio Sant'Anselmo di Roma. Presso tale Ateneo è docente nel corso di specializzazione in Storia della Teologia e Teologia Dogmatico-Sacramentaria. Insegna anche nel Pontificio Istituto Liturgico di Cortona. Da alcuni anni siamo legati, l'Accademia è legata a padre Cortoni, da rapporti di stima e di amicizia e tanti i progetti che contiamo di sviluppare insieme e che sono in corso di preparazione. Professor Andrea Gariboldi, laureato in lettere e filosofia con tesi in numismatica e specializzato in archeologia presso l'Università degli Studi di Milano, conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di Bologna. Attualmente è ricercatore in numismatica presso l'Università degli Studi di Trieste, dove gli sono affidati diversi insegnamenti, fra cui quello di numismatica medievale e moderna, ed è in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale come professore associato per i settori archeologia e culture del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell'Africa. Si occupa di numismatica classica e orientale, in particolare iranica di età preislamica, e di storia dell'economia antica. Fra i suoi studi più recenti si segnala una monografia sulle monete sassanidi edita nella serie Syllogism Numorum Sassanidorum dell'Accademia delle Scienze di Vienna.
sempre alle monete sassanidi, è dedicata un'altra monografia centrata sulla collezione delle civiche raccolte numismatiche di Milano, Brera. Le sue ricerche riguardano inoltre la monetazione di età ellenistico romana, con attenzione particolare alle missioni del vicino e Medio Oriente. Si è occupato anche della storia del collezionismo numismatico a Ravenna, a Venezia e qui a Cortona, in Accademia Etrusca, con la ricerca che è stato possibile realizzare grazie anche al contributo della Banca Popolare. Ha compiuto missioni archeologiche a Ostia, progetto Ostia Marina, come catalogatore numismatico e ha in corso progetti e collaborazioni scientifiche con la Biblioteca del Santuario di Camaldoli. L'History Museum of Armenia di Yerevan, naturalmente con la nostra Accademia, della quale auspichiamo possa essere un prezioso collaboratore, come lo è già stato con la sistemazione del monetiere che abbiamo realizzato grazie alla sua competenza negli ultimi mesi. La dottoressa Monia Micucci, la raccolta numismatica di Mancini, ora a Camaldoli, conserva anche una splendida placchetta in bronzo, opera dell'artista rinascimentale Giovanni Bernardi, il cui soggetto è stato identificato per la prima volta dalla storica dell'arte Monia Micucci con la battaglia di Bastia 1511-12. Il libro che presentiamo contiene un ampio saggio approfondito su questo argomento. Monia Micucci, attrice di studi su committenze e collezionismo fra 6 e 700 e sul Museo Numismatico Ravennate Cilla Zavoli.